Eccoci ritrovati al primo appuntamento di Vox Populi, la voce del popolo, su Radio Studio 95 Merito TV. Oggi parleremo di una tematica molto importante che ha afflitto l'intera area cricanica, l'ambiente, in particolar modo l'alluvione. Insieme a noi discuteranno Serena Palermiti, geologa, consulente della Procura di Reggio Calabria in campo ambientale, e Carmine Verducci, presidente della Proloco di Brancaleone. Ben ritrovati. Buonasera. Allora, a circa 3 settimane dell'evento calamitoso che ha afflitto, come ho detto prima, l'area cricanica, ancora tra le vie di Brancaleone, in particolar modo che è stato un paese largamente colpito, si sente ancora l'odore del fango e ancora si può sentire la paura che aleggia, ecco, tra le persone, in quanto questa paura si riferisce in particolar modo alle piogge che possono ritornare nuovamente e a inondare gli esercizi commerciali o comunque le case appunto del comprensorio. Molti interventi sono stati effettuati sia dalla protezione civile, dai vigili del fuoco, ma in particolar modo anche dei giovani, che poi nel corso del nostro appuntamento ne parleremo, perché sono i veri protagonisti che si sono sporcate le mani. E quindi quello che la prima domanda che mi viene da fare è se la gente, quindi il popolo di Brancaleone, così come l'area cricanica, si aspettava un evento calamitoso di una tale portata. Beh, sicuramente come tutti gli eventi calamitosi di questa portata, chiaramente non ci si aspetta una situazione grave come quella che è successa a Brancaleone, ma anche nei paesi limitrofi. Se pensiamo a Staiti, se pensiamo al comune di Bruzzano e anche entroterra del Bovalinese, hanno avuto seri danni. Chiaramente ci si può anche aspettare tali fenomeni perché sappiamo tutti noi largamente che viviamo in un territorio assolutamente fragile e quindi c'è stata scarsa manutenzione nei decenni precedenti e in un certo senso c'era da aspettarsi prima o poi un evento così drammatico. Situazione drammatica che è successa a Brancaleone per via delle frane che si sono verificate nella collinetta proprio soprastante il centro di Brancaleone Marina, ma anche della frazione di Razzà che si trova un po' più a monte, diciamo a 1 chilometro. Diverse Quindi frane si sono riversate praticamente in queste strade, riversandosi sulla via principale che è Corso Umberto I, ma anche la statale 106. 1,5 metro di fango, veramente assurdo. Pensare che alcune attività commerciali sono state letteralmente invase da questo fango. E dicevi prima, facevi appunto riferimento ai giovani, alla popolazione di Brancaleone, i giovani di Brancaleone sono stati i veri protagonisti di questo evento. ecco, quali sono state le prime impressioni, cioè le reazioni del popolo di Brancaleone? Non è stato organizzato nulla al riguardo, tutto è successo così, proprio spontaneo. Io ho visto veramente tantissimi giovanissimi e giovani, e anche adulti, lavorare, rimboccarsi le maniche e partire subito. Non lo so, forse per amore, c'è questo amore per la propria comunità. E sicuramente questo gioca un ruolo fondamentale. Nell'emergenza ci si mette in campo e si affronta la difficoltà. Ecco, si può parlare anche di speranza per la Calabria, perché di solito si dice che la regione Calabria sia un po' lenta anche per quanto riguarda gli interventi, però i giovani fanno sperare a morto, ecco, da questo punto di vista. Abbiamo visto tantissimo interesse dei giovani, soprattutto proveniente anche dal Reggino, ma anche dalla Locride, che hanno inteso proprio lavorare, sporcarsi le maniche
le mani e venire ad aiutare la popolazione. Se, come ben si sa, insomma, non tanti privati hanno avuto, cittadini privati hanno avuto seri problemi in casa, a parte qualcuno, che però, diciamo, sono situazioni che poi alla fine sono rientrate nel giro di una settimana, lavorando sodo continuamente, veramente notte e giorno, e la situazione è rientrata. Però sta nascendo nel territorio una nuova cultura, una nuova spinta, un nuovo input che io spero, da giovane calabrese, orgoglioso di essere calabrese, spero che porti a ottimi risultati. Io faccio questa riflessione, facciamo finta che questo esempio, questo evento ci ha portato, ci ha azzerato e ripartiamo ricostruendo un nuovo territorio, una nuova filosofia di vivere questo territorio fragile ma al tempo stesso ricco e che ci dà ottime possibilità di rilancio nel futuro. Quindi un messaggio di speranza e di rinascita. Sì. Ecco, andiamo nello specifico adesso. L'inondazione ha creato degli ingenti danni, come detto prima, alle frazioni. Parliamo della frazione di Presto Cito, in cui in questo luogo la collina ha ceduto e tutti i detriti si sono sparsi nelle insenature naturali, creando nuovi valloni e canali. Quindi il disastro è visibile tuttora e alberi secolari sono stati sradicati, agricoltura quindi Messa in in ginocchio. ginocchio e la raccolta delle olive che È stata abbastanza è compromessa. compromessa. Ecco, cosa si può fare a questo riguardo? Anche perché il percorso è accessibile, però giustamente ci sono delle serie difficoltà ad arrivare, ad esempio, al borgo di Brancaleone. Sì. Dunque, la situazione nella frazione di Presto Cito, sebbene tutti noi conosciamo, non è una frazione molto popolosa, insomma, ce ne sono un paio di abitanti, così anziani soprattutto, che vivono in questa borgata, non molto distante da Brancaleone. La situazione è stata ripristinata a livello di viabilità grazie all'intervento, insomma, dei vigili del fuoco che avevano un presidio proprio in piazza Municipio in quei giorni e hanno così fatto quest'opera di sbancamento dei detriti nella strada. Quindi gli agricoltori soprattutto, che in questa collina, in questa frazione, hanno le loro aziende, le loro attività, sono potuti, insomma, tornare nella Nella normalità. normalità, Ecco, pensiamo agli animali, pensiamo anche alla perché, campagna, soprattutto in questo periodo delle olive, citavi appunto prima. Scusa, mi ecco, permetto di darti del tu. sì. Allora, quindi l'agricoltura, la pastorizia sono seriamente compromesse per via dell'alluvione, ma parliamo anche per quanto riguarda il recupero dei beni artistici, perché l'area grecanica ha degli spettacoli naturali anche per quanto riguarda la chiesa che si trova a Brancaleone Sì. e del Palazzo De Angelis. A questo riguardo, ecco, l'alluvione cosa ha creato? Beh, ha creato quello che ci si aspettava, appunto, da chi guarda il territorio in modo con occhi diversi, ci si aspettava prima o poi un crollo, un piccolo cedimento di qualche cosa di storico e tra virgolette abbandonato. Noi abbiamo il borgo di Brancaleone Superiore, come piace a me nominarlo, chiamarlo Brancaleone Vetus. Superiore perché sta in collina, e con una situazione veramente drammatica, perché detriti hanno invaso la carreggiata stradale, che era molto agevole, insomma, si arrivava fino al borgo, alla piazzetta tranquillamente. E adesso, da pochi giorni, sempre i vigili del fuoco hanno effettuato la pulizia del manto stradale e si può accedere, però ci sono queste frane, insomma, ecco, non è che i vigili del fuoco possono mettere in sicurezza, insomma, è il percorribile, giusto per le persone che devono comunque rientrare nelle campagne,
poter dare loro, insomma, la sicurezza di poter accedere Quindi in il questi luoghi. percorso è migliorato rispetto a 3 settimane Diciamo che è fa. migliorato, ma andrebbero comunque consolidati questi muretti, ci sono guardrail crollati, c'è cioè proprio sradicati, poi al borgo stesso, nell'area del borgo è partita una piccola frana che minaccia seriamente la struttura della chiesa di Maria Santissima Annunziata, recentemente restaurata, resa fruibile, illuminata. Ecco, il borgo è stato, grazie alla nostra associazione Pro Loco, protagonista di numerosi eventi come i giornali, insomma, la stampa locale ha potuto seguire in tutti questi anni, in 4 anni. E l'accesso al borgo è anche compromesso da una serie di frane che invadono, insomma, il sentiero. È questo sentiero che era stato sotto l'intervento della soprintendenza, sempre con il restauro terminato, io posso pure sbagliare anno, ma mi pare nel 2009, ed è stato sempre tenuto pulito per la fruizione dei turisti durante il periodo estivo, grazie alle nostre opere, insomma, di volontariato che abbiamo promosso. Ecco, ovviamente quello che è accaduto può creare dei problemi da un punto di vista turistico. A mio parere sì, perché abbiamo visto un incremento turistico al borgo, soprattutto quest'estate, molto notevole. Anche perché comunque noi sappiamo che il borgo di Brancaleone Superiore è stato dichiarato dal FAI Fondo Ambiente Italiano, è arrivato ottavo nella classifica regionale. E quindi è un luogo del cuore. Ecco, il FAI ogni anno fa questo censimento dei luoghi che vorremmo salvare. Brancaleone è rientrato tra questi borghi calabresi. Poi diciamo che su scala nazionale siamo arrivati al 44esimo posto. Ma grazie alla valorizzazione che abbiamo intrapreso, io personalmente mi sono molto esposto in questo senso, anche perché consideriamo che Brancaleone è una collina dal punto di vista sia geologico e sia archeologico di notevole importanza, con le grotte chiese, che sono chiaramente l'attrattore principale del borgo, sono le grotte chiese, soprattutto una che è soprannominata la Grotta dell'Albero della Vita. Ecco. Non Milano, ma l'Albero della Vita è da millenni una struttura presente al borgo. Pochi la conoscono, ma attraverso delle opere di divulgazione stiamo facendo in modo di farla conoscere, attraverso anche il nostro sito internet, comunicati stampa e via dicendo. E quello è fondamentale. Ci sono degli interventi in atto anche da un punto di vista dello studio dei geologi, in modo tale da rinnovare, quindi di far rinascere nuovamente il borgo, anche per quanto riguarda il percorso stradale. Sì, stiamo cercando di costituire, insomma, ci sono dei colleghi che si sono mossi anche per volontariato, anche da Cosenza. Io personalmente ancora ho dato la mia disponibilità, ma ancora non sono riuscita per questioni lavorative a dare una mano d'aiuto, ma sicuramente lo faremo, sarà una delle cose dei prossimi giorni proprio di questa settimana. Andremo proprio a fare un sopralluogo a Brancaleone Vetus per renderci conto effettivamente delle condizioni, diciamo, di pericolosità e ciò che si può fare sia nell'immediato che un po' più a lungo termine per mettere in sicurezza il borgo, insomma, il più possibile. Ecco, queste norme di messa in sicurezza hanno fatto sì che anche gli enti locali, nella protezione civile, ma anche al presidente della regione Oliverio, che ha incontrato le diverse autorità, a creare un piano di azioni di programmazione per risollevare l'area grecanica. Ecco, si è arrivato ad avere tra le mani quindi concretamente un progetto che possa risollevare lo sviluppo da questo punto di vista. Attualmente credo che sia tutto in fase di elaborazione. Tutti i dati che hanno raccolto, diciamo, la Regione Calabria, che è
è venuta a visitare i luoghi, lo stesso Oliverio, lo stesso capo della protezione civile anche Carlo Tanzi, Zeffiro. Anche Bruzzano Zeffirio, sono stati tutti luoghi visitati e ovviamente adesso la palla passa al comune di competenza, che dovrà produrre, perlomeno così ci viene detto attraverso la stampa, dei documenti di stima dei danni. Quindi ecco il lavoro. Un numero. Non saprei, io non sono un euro, non sono un tecnico, non posso azzardare. Ecco, sì. Secondo me sono molto ingenti i danni, sì, soprattutto nell'entroterra. I milioni di euro sono svariati per poter apportare la messa in sicurezza. Sì. Basti pensare a quello che è avvenuto appunto a Bruzzano Zeffiro. Sì. E lì c'è stato anche un avvenimento che ha lasciato discutere quando è avvenuto il salvataggio della neonata, un agente, sì, appunto un operatore dell'ANAS insieme dei carabinieri, dell'aeromobile di Bianco hanno portato in salvo la famiglia e, sì, poi dopo pochi minuti il torrente ha inondato la strada portando la macchina a sprofondare in mare, proprio, quindi sì, è stato veramente un evento in una certa portata. Sì. Non solo questo, ci sono anche altri, c'è un altro caso pure di cui si sa veramente poco, c'è questa automobilista che era di rientro a casa, insomma ha fatto in tempo a passare, si è trovata impantanata in questo fiume che ha invaso la carreggiata e ha abbandonato la macchina, insomma. Ed è fuggito? Sì, è fuggito, è riuscito. Sicuramente tra le autorità anche il consigliere provinciale Pierpaolo Zavettieri, che è stato soprannominato la persona, ecco, del popolo, si è molto interessato a quello che si è interessato alla creazione, come ho detto prima, di un progetto di sviluppo per quanto riguarda i lavori di rafforzamento del ponte a Bruzzano Zeffiro, che è crollato sotto le furie delle acque. Quindi questo è stato un passaggio molto importante per ripristinare anche la viabilità. Sì, Pierpaolo, senza fare campagna politica, anche perché comunque Pierpaolo non avrebbe neanche insomma interessi, diciamo però le cose giuste. Pierpaolo è una di quei politici che lo si vede spesso anche in situazioni di emergenza, sempre vicino soprattutto ai giovani, a iniziative importanti, e intraprende sempre, diciamo, delle ottime collaborazioni, anche c'ha un rapporto umano con la gente molto, a me piace tanto. Secondo me il prototipo del politico oggi è questo. Lui si è portato subito, diciamo pochi giorni dopo, insomma, ripristinato un po' la viabilità su questi luoghi, cito Bruzzano Zeffirio, dove questo ponte impediva alla gente di poter attraversarlo per rifornirsi di viveri e generi di prima necessità nel comune di Brancaleone. Un comune che è stato isolato per 6-7 giorni, isolato, non potevano, la gente non poteva uscire dal... Per l'ingente quantità di fango? C'è stato il crollo del ponte della provinciale tra Brancaleone e Bruzzano, Brancaleone Africo, tra virgolette, e il crollo della statale, mi sembra 62, che collega la strada statale 106 a Bruzzano, che diciamo corre di pari passo insieme accanto al letto del fiume. Ecco, quindi un paese isolato da tutte le direzioni. E io ho un'immagine che mi ha colpito moltissimo, perché sono stato più volte in questi luoghi, perché ben sai che io sono particolarmente legato al mio territorio, è la spola che facevano i bambini per abbracciare i suoi zii, i suoi nonni dall'altra parte del ponte, perché la parte vecchia del ponte, costruita forse nell'Ottocento, ha retto. La parte che è stata costruita, mi dicevano, poi non so, lungi da me da fare insomma polemiche, la parte nuova costruita 10 anni fa, così mi hanno detto, ha ceduto,
il pilone, quindi si è inclinato tutto il manto stradale, quindi ecco, inagibile. Allora una domanda che viene spontanea da fare: come mai delle infrastrutture costruite parecchi anni fa rispetto a strutture costruite, quindi realizzate a una decina di anni, sono crollate? Qual è il motivo? Non avendo... La colpa è del territorio, quindi da un punto di vista ambientale, o dell'uomo che non ha saputo realmente mantenere un certo controllo? È presumibile che se è retto una parte vecchia e è crollata una recente, ci potrebbe essere o un problema di progettazione o un problema di esecuzione, cioè quello che mi viene da dire. Ovviamente dovrebbero essere i tecnici che hanno effettuato i sopralluoghi per poi il ripristino del ponte a dirci esattamente in quel caso che cosa è accaduto. Io non sono al corrente in maniera piena di questo, quindi non mi posso esprimere più di tanto, però è ovvio che se un ponte dell'Ottocento, dei primi anni del Novecento, ancora è in piedi e un'altra parte è crollata, cioè è sotto gli occhi di tutti che qualche problema antropico c'è, cioè la natura in questo caso specifico non ha nulla a che fare, che i due ponti fanno parte della stessa sede stradale, quindi non è questo il motivo. Comunque c'è un problema, secondo me, di scarsa consapevolezza e scarso ascolto e una visione poco lungimirante del territorio, cioè anche sulle scelte che vengono fatte, sulle manutenzioni straordinarie piuttosto che sulle manutenzioni ordinarie, sui sistemi di riqualificazione delle nostre fiumare. Dovremmo stare molto attenti a quello che facciamo. Da questo punto di vista, da chi ha la competenza di operare un controllo sulle fiumare o comunque sul territorio, per avere un maggiore monitoraggio affinché queste alluvioni si possano in certo qual modo contenere? Perché le competenze, adesso la paura è alta. Le competenze sono, diciamo, integrate tra i diversi organi, tra le diverse istituzioni. Le fiumare ad ogni modo sono del demanio, e il demanio fluviale è attualmente in capo alle province. Quindi su deleghe regionali, comunque in carico alle province. La manutenzione ordinaria solitamente viene fatta comunque sia dagli organi regionali attraverso le agenzie, prima si chiamava AFOR, adesso si chiama Calabria Verde, ma non è solo Calabria Verde, ci sono anche altri progetti che riguardano la manutenzione delle fiumare, dei corsi d'acqua, e quindi in relazione ai progetti che ci sono diversi organi deputati, diciamo, diverse agenzie, diversi enti che devono provvedere alla pulizia dei corsi quindi d'acqua. Che provvedono alla sorveglianza. Ma non è solo, sì, la sorveglianza, anche il monitoraggio complessivo, ma il monitoraggio non è solo relativamente al corso d'acqua. E quando si parla di fiumare si deve necessariamente parlare di sistema bacino, cioè quello che interessa è tutto il bacino idrico. Non si può pensare che di prevenire le alluvioni soltanto considerando le parti basse dei corsi d'acqua, così come è stato fatto fino ad oggi. Tutte le opere di riqualificazione dei corsi d'acqua, di sistemazione fluviale, alla fine dei conti, per scarsi fondi, si concentrano a sistemare la situazione a valle, e invece i bacini vanno approcciati da monte, cioè bisogna prima sistemare la situazione a monte e solo dopo arrivare a valle. Questo potrebbe essere un punto che fa comprendere perché è avvenuto. Assolutamente sì, cioè il bacino idrico, oltretutto ci sono delle fiumane che hanno dei bacini veramente immensi, ma anche quelli che ce l'hanno un po' più piccoli, il bacino ha una serie di, specialmente in testata, una serie di piccoli corsi d'acqua che unendosi danno quello principale, e bisogna considerare come la situazione completa, quindi orografica, la situazione della vegetazione, le frane, tutto quello che riguarda il bacino, per rendersi conto anche di del quantitativo di materiale solido che l'acqua potrebbe portare a valle. E questa è una cosa che purtroppo, da geologa dico, non si fa quasi mai, perché noi geologi facciamo lo studio di bacino,
nel momento in cui va fatta una riqualificazione di un corso d'acqua. Alla fine dei conti, però, per ragioni tra virgolette politiche, si fa la scelta di sistemare i tratti a valle, dove c'è l'uomo, no, presente, invece i tratti a monte sono quelli dove ci sono, cioè, diciamo, meno popolazione, senza rendersi conto che se a monte non è sistemato, a valle l'uomo morirà, cioè perirà E sicuramente. sicuramente se non vengono realizzati questi interventi, quindi la sorveglianza, la manutenzione, il monitoraggio, la natura La natura sì, procede e si prende quello che è suo. quello che è naturale che sia, insomma, anche quando i corsi d'acqua vengono regimentati e vengono canalizzati, viene deviato il loro corso, come per esempio nel caso del torrente Bruzzano, il corso del Bruzzano è stato modificato nel corso del tempo. L'acqua, le nostre fiumare non hanno l'acqua soltanto in superficie, ce l'hanno anche in subalvea, sotto l'alveo, per cui magari in superficie vi si devia il Ecco, corso. com'è costituito un torrente per chi Le non. nostre fiumare sono uniche, uniche al mondo e hanno delle caratteristiche molto simili ai torrenti nei tratti di monte, quindi laddove ci sono le sorgenti e nei primi tratti, quindi dove la montagna è molto ripida e quindi si formano delle grandi cascate e le rocce sono più resistenti, quindi si formano queste cascate verticali. Poi c'è un tratto intermedio dove incomincia ad erodere le rocce, incomincia a depositare il materiale, abbastanza comunque inclinato ancora il letto, e poi si espandono in questa piana alluvionale che è enorme. Infatti noi vediamo le nostre piane alluvionali che sono occupate da coltivazioni, ben vengano, però molto spesso sono occupate da abitati, veri e propri abitati dentro le golene, quindi dentro le zone limitrofe al corso d'acqua. E questa cosa è, tra virgolette, una delle principali concause, no, delle alluvioni, perché noi parliamo di rischio quando c'è l'elemento antropico presente, altrimenti noi parliamo di pericolosità. Quindi la natura può essere pericolosa, ma è molto a rischio un territorio dove c'è tanta gente e dove la gente specialmente magari va anche ad edificare dove non Quindi deve. parliamo di abitazioni abusive Ma su parliamo anche territori. purtroppo parliamo anche di abitazioni autorizzate, cioè di situazioni autorizzate con senso di responsabilità praticamente nullo, con molto spesso non rispetto delle leggi. Quindi non è solo, c'è tanta gente abusiva, ma accanto alla gente abusiva c'è anche gente che ha avuto delle autorizzazioni. Quindi anche lì Quindi ci bisognerebbe sono delle cercare. responsabilità Ci sono delle anche. responsabilità, dal mio punto di vista, che dovrebbero essere ben considerate dagli organi competenti, quindi anche andare a vedere che responsabilità ci sono. Quindi andare a rivedere il piano Sì, per quale. bisognerebbe proprio rivedere tutto, cioè cercare di capire quell'azienda agricola X che sta lì, poteva stare lì? Sì. Perché l'hanno autorizzata a stare lì, ma anche il corso d'acqua, come è stato diciamo deviato, sulla base di quali studi, chi ha dato l'autorizzazione a deviare quel corso d'acqua, cioè tante cose. È facile dire colpa Sì, della infatti. Tirone, colpa della natura che è in furia, ma dietro questo c'è sicuramente poca messa in sicurezza dei Sì, ma c'è territori. proprio c'è poca consapevolezza. Come diceva pure prima Carmine, il territorio non si guarda con gli occhi giusti, non si considera perché non lo so, perché la gente probabilmente quando parlo di gente parlo in generale, le persone vivono in superficie senza avere un contatto diretto con la propria terra, con il proprio territorio. Quindi dice, vabbè, come va, va. Non si ha coscienza del posto in cui si vive, non si guarda, ma questo i nonni lo facevano, sapevano ogni virgola del territorio dove vivevano, sapevano le difficoltà, sapevano tutto, è andato scemando con il passare del tempo. E sicuramente gli altri paesi circostanti è cambiato. Le strade non sono più quelle di prima. Molti paesaggi spettacolari hanno subito dei cambiamenti. Beh, è un po' presto dire se le strade cambieranno, perché nel futuro si dovrà anche vedere anche dal punto di vista della viabilità come cambieranno queste strade. Sicuramente quello che abbiamo visto 3 settimane fa con le strade invase dal fango, sicuramente oggi la situazione è migliorata. Dicevi appunto prima,
che sente ancora l'odore del fango. Nelle periferie, nelle campagne, sì, si sente ancora. In centro abitato si sente più che altro l'odore della polvere. Questa polvere che si solleva con questo vento. Abbiamo le automobili completamente Quindi è piene di ancora questa presente la polvere. paura. C'è la paura perché adesso, secondo io non sono un tecnico, però Serena sicuramente mi darà ragione o avrà da dire su quello che dico. Sicuramente adesso il territorio, queste frane hanno reso il territorio ancora più fragile e quindi c'è il rischio che sì, noi puliamo le strade, però che cosa è stato fatto a monte del problema? Queste montagne, queste colline reggeranno ancora altre intense? L'inverno sta arrivando. Se Non è dovesse finito. riaccadere nuovamente, Quest'apporto cosa si dovrebbe idrico. fare? Cosa si dovrebbe Da un fare? punto di vista Bisognerebbe tecnico. ultimare dal punto di vista tecnico, bisognerebbe concentrarsi proprio sull'analisi del rischio, in tutte le zone montane e collinari. Cioè andare a vedere, non concentrarsi sulla parte a valle e andare a fare tutti i sopralluoghi e tutte le cose possibili e immaginabili tecniche. Sulle zone a monte. Quindi andare in Ah, profondità. sì, andare a vedere proprio tutto come è combinato, com'è proprio combinato il bacino, vedere esattamente se ci sono delle frane anche che stanno per innescarsi, cioè i geologi sono in condizioni di controllare il territorio e rendersi conto se una frana c'è già stata, si può riattivare, se invece una frana è lì lì per partire, cioè magari non ci sono delle evidenze per occhi non Quindi dovrebbero esperti. esserci delle unità Ci sono, che sì, controllano. ci sono dei, diciamo, i segni premonitori, quelli che noi chiamiamo segni premonitori, delle fratture che cominciano ad aprirsi, delle zone da cui si vede che si comincia a staccare qualcosa. È ovvio che soltanto degli occhi, diciamo, esperti di persone del campo possono, individuare. Quindi, dal mio punto di vista, si sarebbero dovute organizzare delle squadre, proprio veramente di controllo a tappeto su tutto il territorio. Sicuramente adesso, dopo quello che è accaduto, si dovrebbe ancora di più Sì, rafforzare. assolutamente, anche perché le previsioni mettono pioggia. Ci sono dei tipi di roccia che non franano subito nel nostro territorio, Quindi nel hanno un senso non hanno, lento, una esatto, involuzione. piano piano incominciano e assorbono acqua. Lentamente, man mano che l'acqua imbibisce proprio il terreno, ad un certo punto questo terreno arriva ad un punto che non la sopporta più perché ne ha troppa e diventa un vero e proprio fluido. Quindi vengono giù delle colate di fango incredibili. E vengono a crearsi delle alluvioni. Certamente, ci sono vari tipi di frana ovviamente, però queste qua sono quelle che reagiscono più lentamente all'acqua, quindi per un Quella che bel po' avevo di io, la tempo lo Brancaleone. sopportano, poi ad un certo punto diventa troppa e quindi non E riescono ad scivola. espellerla e quindi scivolano. E io in questo momento terrei in stretta considerazione questo tipo, per esempio, di eventi. Ci sono insomma un sacco di Quindi potrebbe cose, riaccadere di tipi nuovamente. oltre a quasi certo, sì, sicuramente. Ecco, il governatore della Calabria, Oliverio, ha dato o meno l'allerta meteo per quanto Ma è riguarda gli eventi calamitosi, che molti si stato, chiedono questo. sì, recentemente, circa una settimana fa, è stato appunto fatto un incontro per questa tematica a Locri, al Palazzo Comunale, dove c'era anche il capo della Protezione Civile Carlo Tanzi. Per fare il punto della situazione, dalle notizie giornalistiche di stampa locale che noi abbiamo, sappiamo che prossimamente i comuni dovranno fornire la stima dei danni complessivi per comune, in modo da inoltrare poi al governo centrale, cioè la regione inoltrerà al governo centrale. E il governo Renzi poi dovrà accertare o non E cioè deliberare lo stato finanziare, di calamità, insomma. ecco. Quindi Ecco, attualmente la so che i propaganda comuni, lo sia. stato di calamità, tutti i comuni colpiti, le delibere sono state
subito fatte. Sì, anche i comuni Melito Porto Sì, Salvo, tutta Valalarico, la zona. Fuori hanno dato Palizzi, che è stata anche una zona Palizzi è particolarmente stata anche colpita. colpita, e soprattutto dentro terra abbiamo Sì. visto che il sindaco in prima persona si è Sì. mobilitato e è arrivato l'esercito, ha liberato anche gli abitanti di Palizzi Borgo. Sì, infatti a Palizzi sono stati i militari dell'esercito italiano che hanno rimosso circa 1.000 metri cubi di detriti dalla strada, quindi un Un enorme enorme lavoro. quantitativo in cui insomma è stato presente l'esercito italiano. Ricordiamo che si trattano di volontari e militari del 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo e della compagnia Genio Autonoma di Castrovillari, quindi è stata ricostruita la pista, ecco, che portava l'acquedotto del paese, Sì, quindi ecco, in modo tale gli da avere acquedotti sono anche. stati i primi che hanno creato problemi. Io penso a Bruzzano che erano senza acqua, però diciamo che a livello comunale il sindaco si è prodigato con assessori e diciamo, socialmente utili a ripristinare una vecchia condotta. Ecco, c'è stata Sì, questa questa possibilità. sì, la garanzia di comunque di non stare nell'emergenza a soccombere, ma di reagire subito con i pochi mezzi disponibili. Quindi la È viabilità ha chiaro. avuto degli enormi problemi, anche perché ricordiamo come a Petrovennata Sì. una persona ha perso la vita proprio durante gli eventi calamitosi, per non avere un normale transito, ecco, a riuscire ad arrivare nel pronto Sì, intervento. Quindi sicuramente un evento che ha segnato molto. assolutamente. Parliamo anche dei tratti della statale 106 che sono stati riaperti in tempo lampo. Sì, diciamo che in 10 giorni, come promesso, sono stati realizzati i lavori e le ferrovie dello Stato hanno subito ripristinato il tratto, sono passati neanche 7 giorni, ma loro hanno cominciato a lavorare dal 2 novembre, notte e giorno 24 ore su 24, al ripristino della tratta ferroviaria. E così è stato, mi sembra giorno 11 novembre è stata praticamente, tra virgolette, inaugurata il tratto. Con la mala sorpresa mia che ho duramente criticato sul social network e tutti mi dicevano: ah, però è già tanto che la linea ferrata funziona, sì, però io ho saputo veramente di situazioni veramente imbarazzanti. Studenti e lavoratori o dipendenti pubblici che stipati in queste littorine chiamate così proprio Dell'Ottocento, molti le hanno dell'Ottocento. Io mi definite sarei vittorine aspettato magari dell'Ottocento. una sensibilità maggiore visto che la 106 comunque era ancora bloccata, quindi immaginavo che i pullman non avevano come poter passare dall'altra parte perché poi alla fine erano circa 300 metri, non lo so, più o meno questo, 200-300 metri di strada interrotta. Fatto sta che comunque i lavori sono avviati, insomma, alla conclusione è stato aperto questo tratto di strada. Quindi un plauso va sicuramente a questi operai, a queste ditte che hanno lavorato veramente intensamente per poterci ricollegare alla Locride. E non Ecco. solo, e poi dopo pochissimi giorni sono stati riaperti i tratti della Sì, statale 106, quindi. adesso Bruzzano sarà nuovamente ricollegata alla 106 attraverso la statale, non voglio sbagliare, però credo si tratti della provinciale 62, non voglio sbagliare il numero Sì. in questo momento, e ho visto che sta operando la provincia di Reggio Calabria con in testa Pierpaolo Zavettiere e il presidente Raffa, che veramente fanno dei sopralluoghi giornalieri in questo, sia sul ponte interno e sia su questo tratto di strada. Quindi diciamo che a breve hanno fatto veramente un bel lavoro la Quindi si provincia. potrà Quindi la provincia si sta transitare. prendendo carico di un sacco di euro per garantire ai cittadini di Bruzzano una viabilità decente, diciamo. Non lo dico per Quindi sono in vantare atto nessuno. anche delle donazioni per
a cui gli abitanti possono soffrire in modo tale da poter riavere la statale 106 in un percorso, Sono diciamo, in agevole. atto degli impegni politici che stanno garantendo, insomma, il ripristino, il ritorno alla normalità, diciamo, per quel poco che comunque una provincia può fare, per quel poco che una regione che viene già da un commissariamento che può fare. Io mi auguro che, ripristinata la viabilità sulla costa, venga presa in seria considerazione anche l'entroterra. Qui si parla del futuro incentrato sull'agricoltura, ma se noi questa agricoltura la trascuriamo e facciamo in modo che l'entroterra non sia più fruibile, come possiamo pensare che noi giovani potremmo un giorno andare a coltivare la terra? Cioè, io penso moltissimo in avanti, però a detta di Carlo Tanzi, il dottor Carlo Tanzi mi ha detto priorità alla viabilità Siamo scollettiva, ottimisti. però lui è ottimista anche perché poi sono arrivati questa associazione Terra 360 di Cosenza che si è offerta volontaria, però hanno voluto l'unione, nel senso coinvolgendo tutti i colleghi geologhi locali, provinciali, a questa sorta di monitoraggio, di stesura di un documento. Per diciamo, portare sia al comune di competenza, quindi in questo caso parliamo di Brancaleone che ha questa opportunità di avere un quadro completo della situazione sia a livello di bacini fluviali e sia a livello di entroterra. Nelle prossime settimane, infatti, cominceremo dall'entroterra perché le fiumare sono state già monitorate e già c'è una bozza, diciamo, della situazione che ha causato i danni. Ecco. E fare in modo che questi danni non si possano verificare mai più. Ragion per cui tutti questi tecnici adesso si stanno attivando tutti, anche Serena stessa, insomma, si è offerta volontaria perché la soprintendenza dei beni archeologici, ritorno al discorso Borgo, avrà bisogno di una relazione che quantifichi in sostanza che Euro. cosa sta rischiando di compromettere il bene culturale. Quindi la mia preoccupazione è anche quella, perché noi viviamo di turismo e non possiamo pensare sempre alla costa, anche se prettamente più gettonata a livello Anche la turistico, spiaggia però di anche la spiaggia ha Brancaleone ha subito subito, degli enormi danni. sì, infatti 2 giorni fa ho visto dei militari dell'esercito che con i loro mezzi hanno cominciato a ripulire superficialmente almeno questo strato di almeno mezzo metro di detriti trasportati, legno, insomma, E che e ricordiamo che è uno dei quant'altro. tratti spiaggia più gettonati Eh dell'area sì, anche cretanica. perché è una spiaggia pure, come ben si sa, è molto gettonata anche dalle tartarughe caretta caretta. C'è questo parco marino che, insomma, è molto importante dal punto di vista naturalistico. Quindi urgono immediatamente degli interventi. Assolutamente sì, assolutamente sì. È che bisogna lavorare in previsione, cioè il territorio va costantemente controllato e bisogna lavorare sulla prevenzione, quindi prevenire tutto, anche perché i soldi che si spendono durante le emergenze sono almeno 10-15 volte Se quelli che si spenderebbero per fare una giusta prevenzione del si territorio. dovesse fare un vademecum per reagire all'alluvione. Per Quali reagire sarebbero i all'alluvione, punti? reagire all'alluvione da parte dei cittadini o per reagire all'alluvione da parte di tutti, comprese le istituzioni? È di tutti, allora basterebbe che ognuno facesse il suo, cioè basterebbe che ognuno, nel rispetto delle norme esistenti, facesse il proprio lavoro, quindi gli enti facessero il lavoro per cui, a cui sono deputati, secondo le norme vigenti, e basterebbe che i cittadini stessero attenti a quello che fanno, quindi che ascoltino il territorio, lo guardino bene, che rispettino le leggi, cioè questo sarebbe veramente la cosa più semplice possibile, risolverebbe tre quarti dei problemi che abbiamo da questo punto di vista. Quindi ascoltare il territorio è Ascoltarlo, fondamentale. sì,
appunto rispettare le norme esistenti, quindi la provincia che faccia il suo lavoro, la regione che lo faccia anche, i comuni che facciano il Calambre proprio, verde pure, insomma, se, tutto, esatto, tutti gli cioè attori. tutti quanti gli attori che veramente facciano, non c'è nulla di nuovo da inventare, che facciano veramente il lavoro che devono fare e che venga fatto in maniera Adeguato. professionale, sì. Anche perché a seguito dell'evento calamitoso si è venuta a formare che si potrebbe, ecco, chiamare bomba ecologica. Parliamo della discarica di Casignano, che ha avuto, Sì. ecco, dei notevoli problemi per quanto riguarda la fuoriuscita del liquido del percolato. Sì, si è denunciato questa situazione all'alba di quello che erano i disastri avvenuti alla viabilità e ai centri abitati. Grazie a un famoso giornale locale che ha denunciato questo problema. In pratica la vasca d'emergenza che raccoglie questo percolato, che poi tra l'altro ci spiegherà il percolato Serena, penso che sia più Certo. idoneo, rischiava di finire o è finito, è traboccato In una nell'alveo delle due di una delle vasche, due sì, vasche. perché poi va ad aggredire, quindi a mettere in ginocchio ancora di più la pastorizia, Sì, si è parlato di l'agricoltura, falda acquifera, mentre invece la falda acquifera la coltivazione del vino del vino greco greco, che è. mentre invece sappiamo che la falda acquifera, a detta dei tecnici dell'Arpacal, era molto più distante. Insomma, c'è stata molta preoccupazione in questo senso e non a caso io ho visto pochi giorni fa un'intervista della dottoressa, non ricordo il nome in questo momento, però era la dirigente dell'Arpacal. Sono accorsi subito sul sito della discarica e hanno fatto i loro rilevamenti, i loro studi, insomma, così hanno rassicurato quello che è l'opinione pubblica. Poi il problema della discarica c'è da tempo, non capisco il perché ancora si interviene. Settembre di quest'anno, 2015, c'è stata una segnalazione Sì. della discarica di Casignana, quindi ritorniamo sempre al discorso che bisogna fare dei sopralluoghi, bisogna andare sul territorio e bisogna appunto affrontare e realizzare degli interventi di sicurezza. Cioè, non Certamente. lasciare niente al caso No. perché basta un'alluvione, ecco, Ecco. un'alluvione che nessuno si aspetta, che poi crea una vera e propria bomba ecologica. Assolutamente, noi pensiamo che parecchi anche depuratori sono stati spazzati via dalle fiumare. Io parlo da Abruzzano in su. Ecco. Anche quelle sono bombe ecologiche. Oggi non sappiamo le fogne che fine stanno facendo, voglio dire, quindi è tutto un problema, una concatenazione. Diciamo che le alluvioni dovremmo aspettarcele tutti, perché diversamente dai terremoti le alluvioni sono cicliche, sono sempre, il nostro territorio è sempre stato interessato da inondazioni e alluvioni, è normale che sia così. La serie storica varia dai 30 ai 40 anni, quindi siamo assolutamente nella norma assoluta. E che avremmo bisogno di quelle, così come le chiama Francesco Bevilacqua, le cliniche dei risvegli. Cioè, dovremmo risvegliare la memoria e dovremmo ricordarci che sono delle cose normali. Che vuol dire questo? Che quindi il territorio va controllato. E perché le precipitazioni, peraltro in questo periodo in cui c'è un'accentuazione dei fenomeni estremi, dall'estremo caldo all'estremo freddo, la tropicalizzazione del clima, quindi se già prima gli anni 50, poi gli anni 70, c'erano più o meno 20 anni. Adesso l'ultima serie è stata, diciamo, vabbè, nel 2000 c'è stata, ma era comunque ridotta. Diciamo. Quindi è presumibile che siano delle cose che si possono ripetere. Per cui l'unica soluzione è mettere
La prevenzione. Prevenire, appunto. E anche per quanto riguarda le discariche, bisogna sempre, cioè le discariche, voglio dire, adesso è quella di Casignana, ma potrà essere qualunque altra, possono essere le reti fognarie o l'acquedotto. È ovvio che bisogna tenere un occhio costante sul territorio, quindi ha fatto bene chi ha evidenziato una problematica sulle discariche anche di Casignana. Il percolato è un liquido altamente inquinante che ovviamente come si forma? Si forma dalla, diciamo, dalla decomposizione dei rifiuti presenti in discarica, quindi ovviamente con le acque si mischia con le acque delle precipitazioni, e comunque in ogni modo un rifiuto, già lo vediamo con la spazzatura a casa, no? Man mano che il rifiuto si decompone si forma l'acquetta putrida, puzzolente, no? E quindi immaginate un ammasso di rifiuti, una moltiplicazione della nostra pattumiera di casa, e quindi quel liquido che si forma anche a casa nostra si chiama percolato. E ovviamente percola, il percolato perché percola, perché cammina e diciamo va verso il basso, segue la linea che segue l'acqua. Il percolato viene raccolto, viene solitamente raccolto, dipende poi dai sistemi esistenti, viene raccolto, poi viene pompato e viene smaltito. Ed è un rifiuto liquido. Viene smaltito. Aumentano le quantità di percolato anche quando la discarica non è protetta dalle acque piovane. Quindi in questo caso specifico ritengo, poi magari non conoscendo nel dettaglio la situazione potrei sbagliare qualcosa, ma comunque se si è formato un quantitativo di percolato molto superiore a quello che si pensava è perché magari non era ben riparata il luogo. Non c'è una messa in sicurezza. Forse in questi casi in cui ci sono delle condizioni di rischio molto elevate si potrebbero potenziare i monitoraggi. Comunque questa discarica della discarica di Casignana è una situazione un po' particolare che è oggetto di studio, di analisi e anche di indagini da tanto tempo, quindi sicuramente poi se i tecnici dell'ARPACAM hanno fatto le indagini hanno fortunatamente visto che il quantitativo era ridotto di inquinanti, quindi il pericolo è rientrato come detta così dai come tecnici dell'ARPACAM in questa intervista. Il deflusso nella torrente era con valori, mi sembra di aver capito, con valori piuttosto molto bassi. Ovviamente non tutto il percolato ha gli stessi componenti, no, all'interno, per cui bisogna vedere che sostanze inquinanti, che percentuali di sostanze inquinanti ha quel determinato percolato per poterne stabilire o meno la pericolosità. In ogni caso ci auguriamo che venga fatta chiarezza, soprattutto certo, per anche in vista della stagione estiva prossima, per garantire insomma delle acque pulite. Non solo parliamo della discarica di Casignana come hai citato tu, però mi appello anche a chi di competenza nei vari comuni, in tutta la fascia ionica, perché la fascia ionica è un bel tratto di costa molto, molto variegato. È stato definito uno dei tratti di costa più belli. Sì, poco sviluppato a livello turistico, perché la costa ionica non si sa per quale logica, per quale motivo, è sempre poco sponsorizzata anche da tour operator. Non sappiamo se la colpa è nostra, non sappiamo se la colpa è di chi amministra, non sappiamo. Noi cerchiamo di appellarci a chi può risolvere il problema. E speriamo che tengano sotto stretto controllo la situazione dei depuratori, perché comunque la qualità dell'acqua. Quali sono le emergenze che bisogna controllare assolutamente? Sicuramente i depuratori, senza dubbio, le reti fognarie e i depuratori, dal mio punto di vista, perché comunque nonostante si dica che l'acqua è pulita, girando nel periodo estivo lungo la costa, la situazione mi sembra ben diversa dalla pulizia dell'acqua, nel senso ci sono dei tratti sì dove veramente è ottima la qualità, la maggior parte degli altri dove non è così.
Quindi bisogna capire questi depuratori funzionano o non funzionano, ma sono, diciamo, adeguati come dimensionamento Sono al numero obsoleti degli magari. abitanti, sono obsoleti, Sì, magari. magari non sono ben dimensionati, Sì. quindi anche quello, perché bisogna, non è che tutti i depuratori sono uguali, quindi bisogna adattarli al numero di persone che si ipotizza ci siano anche nei periodi più, diciamo, più corposi di presenze. Quindi aggiornarli a quelle che sono anche Certo. alle nuove tecnologie, Certamente, sì. rinnovarli e riuscire, ecco, ad arginare quelle che sono le problematiche che si possono creare durante le stagioni invernali, che sono copiose di abbondanti piogge che possono creare dei disastri ambientali. Quindi abbiamo to toccato dei punti molto importanti. Innanzitutto un maggiore controllo e manutenzione e sorveglianza sul posto e conoscere l'ambiente. Sicuramente sono delle direttive da perseguire da chi lavora sul campo, quindi dalle varie unità lavorative, e affrontare una sorveglianza che riguarda anche non solo nell'ambito costiero, ma spostarci quello che è la montagna, quindi da Certamente. avere un'osservazione a 360 gradi. Una visione d'insieme, una visione d'insieme di sistema e che comunque anche le istituzioni, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista tecnico, incomincino proprio a fare il lavoro che devono fare. Quindi è fondamentale che si inizi, Sì, perché che si inizi. altrimenti Come diceva lasciamo Carmine, che correre. si Si ripeterà inizi. tutto Sì. e poi sarebbe veramente dispiacevole che questo possa accadere nuovamente, perché sicuramente la gente ha reagito, il popolo, ecco, i Sì, la giovani. parte bella della Calabria c'è stata e c'è. In una settimana ha ripulito Brancaleone dal fango, Sì, comunque è ha riuscita. supportato, diciamo che i mezzi meccanici hanno fatto, diciamo, il lavoro più pesante, senza di quelli non si sarebbe fatto. Però io ho visto veramente persone stremate, stremate, anche con problemi fisici, Lavorare problemi tutta la a notte. lavorare tutta la notte, assolutamente, Ricordiamo che il fango era veramente altissimo. sono venuti anche gruppi scout da Reggio, a me personalmente come associazione ci hanno contattato in tanti, giustamente però non è che potevamo far venire qua un flusso di persone quando comunque la situazione era già sotto controllo, diciamo, dai volontari locali e il supporto tecnico di Protezione Civile, Calabria Verde, eccetera, eccetera. È veramente una solidarietà unica, veramente, in tutti i posti penso che hanno avuto Sì, gli quindi angeli la del fango. solidarietà, il sostegno, l'appoggio è Sì. fondamentale, però anche che le istituzioni, ecco, incominciano, iniziano, continuano, proseguono Certo, a fare il loro lavoro, che è fondamentale per poter scongiurare la fragilità e la criticità, ecco, della situazione. sì. Io ringrazio Serena Palermiti, geologa consulente della Procura di Reggio Calabria in campo ambientale, Carmine Verducci, presidente della Prologo di Brancaleone, che hanno arricchito il nostro primo appuntamento del programma Vox Populi, la voce del popolo, che hanno detto la loro su una tematica che sta, ecco, intristendo, ecco, l'area grecanica per quanto riguarda l'alluvione. Speriamo possiamo ritrovarci a parlare di notizie ancora più positive in merito. Grazie per l'ospitalità. Grazie. Grazie.